No, sicuramente il primo tempo siamo andati sotto subito, come ci era già capitato in un'altra partita, però è già la seconda partita e riusciamo a riprendere il secondo tempo. Questo vuol dire che la squadra è unita e vogliamo a tutti i costi il risultato ogni volta. Il secondo tempo credo che ci fosse un rigore netto, quindi potevamo pure vincerla, ce lo meritavamo. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo preso un punto che all'inizio della partita sembrava quasi impossibile, però vuol dire che la squadra c'è, è viva, perché già il secondo risultato andiamo sotto 2-0 e rischiamo di ribaltarlo, quindi vuol dire che l'unione della squadra è importante. Cioè, questa squadra ha sempre bisogno di uno schiaffo per svegliarsi. Sì, questo è vero, però sono episodi delle partite, quindi è anche importante saperle ribaltare perché all'inizio queste partite finivano 4-5-0 e ora invece rischiamo ogni volta di vincere 3-2, vuol dire che qualcosa è cambiato. Oggi si è visto un Malotti meglio in campo, no? Ti hanno visto dare un tuo contributo finalmente concreto alla squadra. Sì, era un periodo in cui non riuscivo a dare quello che forse davo all'inizio dell'anno. Però credo che succeda a tutti i giocatori, io vorrei sempre fare un gol o un assist a partita, credo che tutti i giocatori lo vorrebbero. Ci sono momenti in cui uno fa meglio, momenti in cui fa peggio, io credo di essermi sempre allenato per fare la differenza, oggi ho fatto l'assist e sono contento, ma cerco di farlo ogni partita, poi può riuscire o no, però credo che uno provi sempre a dare il meglio per la squadra. In chiave bassa classifica, parte destra della classifica, piccolo dispetto da parte dello zio che ha battuto 3-1 al Monza. Ho sentito, tra virgolette sono contento per lui e non per noi, perché comunque speriamo sempre che i risultati delle squadre sotto perdino, però se ha vinto, bravi loro. Senti, in conclusione, un punto pesante per il Teramo che mercoledì sarà di nuovo in campo contro il Modena. È un punto importante, ora ci aspetta un'altra battaglia con una squadra che tutti sanno come è una corazzata, diciamo. Però noi la viviamo e la giochiamo sempre spensierati, cercando il risultato, anche se è il Modena, se è la Reggiana, qualsiasi squadra, la rispettiamo, però cerchiamo di imporre il nostro gioco. Posso chiederti se proprio perché arriva il Modena, diciamo, gli scompensi, gli errori che ci sono stati nei primi tempi contro Viterbese e oggi Gubbio vengono cancellati praticamente in maniera automatica perché è chiaro che scendi in campo concentrato magari col pizzico di più, proprio perché arriva la prima della classe. No, sicuramente noi comunque quando scendiamo in campo, e sia il Gubbio e sia il Modena, non credo che vogliamo prendere gol nei primi minuti, però come ho detto prima sono episodi. Sicuramente saremo più attenti perché sappiamo che il Modena se vai sotto 2-0 poi credo che sia molto più difficile recuperarla, quindi noi saremo attenti e cercheremo comunque di far male, non vogliamo fare mai partite difensive, quindi imponiamo il nostro gioco e poi ce la giochiamo a viso aperto.